12 ergastolani reclusi nel carcere di Sulmona produrranno il seme dell'aglio rosso attraverso tecniche di moltiplicazione che garantiranno da un lato la conservazione della biodiversità agricola regionale e dall'altro una competenza professionale nell'ottica del loro recupero e reinserimento sociale. Il progetto di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Casa di Reclusione di Sulmona è stato calato in una convenzione firmata a Pescara tra l'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo e il direttore dell'Istituto Peligno Massimo di Rienzo. È un'iniziativa attenzionata dallo stesso Ministero, dichiara Febbo, per la sua peculiarità e originalità che ci rende orgogliosi non solo per gli aspetti legati alla conservazione dei semi autoctoni abruzzesi, ma anche per il contributo per contrastare il disagio nelle carceri. Mentre il Parlamento si appresta quindi a varare il decreto svuota carceri, noi facciamo altro. Il direttore della Casa di Reclusione di Massima Sicurezza di Rienzo ha spiegato che saranno solo gli ergastolani all'interno di un terreno ricavato dentro le mura della struttura, dotato di protezione climatica, ad occuparsi dell'attività di moltiplicazione dei semi dell'aglio rosso di Sulmona, che ha definito riconciliativa, terapeutica, da noi agognata e apprezzata. Alle attività agricole sono pure destinati anche altri detenuti, quelli di minore pericolosità, a cui è destinato un terreno di 3 ettari più in esterno. Nella sostanza, la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Casa di Reclusione, quest'ultima ha già collaborato con l'ex Arsa nella moltiplicazione di specie tipiche regionali, prevede che il carcere realizzi campi di moltiplicazione del seme dell'aglio rosso di Sulmona, in modo da garantire partite certificate dall'ente nazionale anche con l'Istituto Fitopatologico regionale. La convenzione evidenzia che l'attività della Casa di Reclusione di Sulmona favorisce anche l'occupazione lavorativa della popolazione detenuta, nonché l'acquisizione di specifiche competenze spendibili anche sul mercato del lavoro.